sono Nicolò, ho 26 anni ormai, neanche mi ricordo quanti anni ho. Rispetto a 3 anni fa la mia vita è cambiata radicalmente. Prima avevo un lifestyle comunque di un certo tipo grazie ai miei genitori. Attualmente invece ho mantenuto il mio lifestyle, ma per meriti miei. Lavoro più che altro come influencer e lavoro come me stesso, nel senso che ho avuto l'opportunità di vivere delle esperienze nel mondo televisivo in cui dovevo essere me. Le mie passioni rimangono sempre il viaggiare, i social che ho scoperto negli anni. Lo sport rimane sempre una passione, ma poco tempo per farlo, purtroppo. Da una scala, da 1 a 10 mi piaccio 8, poi dipende dai giorni, però una media dell'8. Bello, giovane, ricco, famoso e sfigato in amore. Non è che puoi avere tutte le carte vincenti nel mazzo, ma che devo fare? È la vita. In questo momento della vita mi sto dedicando alla mia professione, sto per lanciare anche una capsule collection con il brand di una mia amica. Penso solo al lavoro, perché tanto l'amore, se deve arrivare, arriverà. Se non dovesse arrivare, prenderò i voti e mi farò prete. Insomma, vedremo un po' come sarà il futuro e chi lo sa. È quasi notte e in una baita 5 stelle alle pendici delle Alpi, Nicolò ha chiesto un falò di confronto a una delle donne più importanti della sua vita. Nico, finalmente! Qua, che è successo? Nella vita ho avuto tante relazioni, ho provato sentimenti per donne sbagliate, quindi penso che sia arrivato il momento veramente di dedicare il mio tempo all'unica vera donna della mia vita, che è mia sorella, e se lo merita pure. Come stai? Bene, te? Bene, da Dio. Sono tornata da Ibiza l'altro giorno. Feste, party, barche, after party. Cosa hai combinato? Quello che si fa Ibiza rimane Ibiza. Io 3 anni fa ero una persona che andava sempre a ballare, sempre a feste. Adesso ho trasmesso, non so con quale gene, queste passioni a mia sorella. Io sono diventato un po' pantofolaio. Mia sorella, invece, che prima era fidanzata e adesso è single, sta un po' rivivendo quello che ho vissuto io prima. A cosa vuoi brindare? Allo stare insieme, tranquilli. Facciamo un po' di therapy qua, secondo me ci serve. Cosa dici? Io promuovo la sister therapy. A relax. E alla sister therapy. C'è il centro massaggi in hotel? Io mi ritengo un po' un principino a livello di abitudini, però mia sorella, cioè, la posso considerare quasi una queen, un'imperatrice, perché veramente se io sono qui, lei è qui. Serviti. Romina, no. Dopo ti diamo il caviale, non ti preoccupare. Romina è un pincher nano molto viziato che vive da regina insieme all'imperatrice Clarissa. E magna, vai. Nico, Romina. Brava Romina, così si fa. Vedi, lei si gode la vita. Io e mia sorella abbiamo un rapporto speciale e purtroppo la vedo poco, quindi sto cercando, insomma, di organizzare vari weekend, varie situazioni per potermela vivere un po' di più. E l'ho teso un po' una trappola, perché l'ho voluta portare a Cervinia, che lei ricorderà sicuramente non con piacere, perché 17 anni fa si è rotta la gamba sciando. Poi hai portato tutto, cose sì, da sci? Sì, ho tutto in macchina, tutto organizzato. Ho portato la tuta da sci che tu mi hai detto di portarla. Secondo te a Cervinia che si fa? Sulla montagna, al freddo, il gelo. È ovvio. Ho deciso, insomma, di sfidarla e di aiutarla a superare le sue paure. Ma lo sai che non scio da tantissimo, ma vero? Certo, qua è dove ti sei spezzata la gamba, Clarissa. E da qua dovrai ripartire per il tuo percorso di vita, un nuovo inizio. Cheers. Al mio ritorno sugli sci, in mezzo alle montagne, come Heidi. Incrociamo le dita.